ed ecco nella sua maestosità il palazzo che vi porteremo a vedere. Il palazzo dopo la curva. Ferrovia, Villa Simonetta, Municipio 8, Milano. Eccoci, siamo appena arrivati all'ingresso della struttura e subito possiamo notare una telecamera la quale è stato coperto l'obiettivo per poter agire indisturbati per fare chissà che cosa. Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report! Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report! Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report! Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report! City Report! City Report, Cenisio, siamo vicino a Villa Simonetta, siamo con Hermes e Fernando Barone di Protetto, una persona che si occupa di tutte le persone che sono per strada e che purtroppo non vengono aiutate da nessuno. Stiamo andando a vedere uno dei nuovi abbandoni, non tanto piccolo, poi lo vedrete dalle immagini. Perché? Perché sono strutture che sono riutilizzabili in tante maniere. Andiamo a vedere in che condizioni è adesso, perché chiaramente se fanno come le altre volte, aspettano 5-10 anni, troviamo le macerie. Andiamo a vedere. Ragazzi, inizia la festa! Prego. Ma che cazzo hanno fatto? Hanno cercato di mettere fuoco. E cosa scopriamo oggi? Il deposito locale Milano San Rocco delle ferrovie. Piano piano, no, questa è la ricetta. Peccato, eh! Guarda qua, vedi qua. Sì, sì. Questo è un po' di ferro. Interina. Bella Paolo. Qui è stato devastato tutto il quadro elettrico. Qui ci sono le utenze telefoniche, come vedete, i ferrotel e tutte le varie altre. E tra l'altro troviamo anche una mascherina sporca di sangue lì e feci. Cioè, in questa proprietà abbandonata da Trenitalia, ex palazzo dei ferrovieri, 8 piani. Bene, questi sono altri locali che troviamo, piastrelle. Ed eccoci che vi portiamo a vedere una proprietà abbandonata e occupata delle ferrovie. Avete visto l'ingresso, è stato spaccata la porta, è stato spaccato il ferro che gli era dietro la porta. Allora qua chi è qua? Vedi, stanno cercando, dicendo, ecco. Qualche scritta. Questi sono i graffiti che ci sono. E vi facciamo vedere anche un'immagine dall'interno. Fernando, io ti faccio una domanda, siamo appena entrati, cioè, ma con il bisogno abitativo, col disagio, col piano freddo che non funziona, con la gente per strada, ma è possibile trovare delle situazioni del genere? No, è possibile, perché non so l'emozione qua, se è tristezza o incazzatura, non riesco a mettere a fuoco la situazione, e qua con quattro monete si mettono un sacco di persone. Va bene, quindi Regione Lombardia, quando guardate il filmato vedete un attimo cosa volete fare, perché se no finiamo come le ultime volte che i palazzi vengono abbandonati per 5, 6, 10 anni e poi troviamo solo questo, le macerie. E soprattutto le quattro monete le mettiamo noi, non abbiamo bisogno della regione o del comune. Perfetto. Ed ecco una cosa stranissima che non vediamo praticamente mai nelle strutture dismesse, ma qua c'è ancora qualcuno che sta pagando la bolletta dell'acqua. Una cosa veramente mai vista in uno stabile abbandonato. Naturalmente funziona ancora tutto qua. Scarico. E quindi l'impianto idrico funziona come? La luce no, perché è stata staccata.
ma funziona ancora tutto qua dentro. Anche qua vediamo che comunque il lavandino fa il suo lavoro e anche l'altro water. Stiamo riprendendo questa situazione di questo palazzo che era in buonissime condizioni, che piano piano, essendo abbandonato, non controllato, senza nessun utilizzo, perché qua l'utilizzo non si sa qual è praticamente in via di smantellamento, quindi sarebbe il caso di intervenire ora, perché i soldi sono soldi pubblici. Calendari, sono luglio 2013, siamo nel 2022, sono 9 anni. E oggi, rispetto a qualche giorno fa, quando siamo venuti la prima volta, lo vedete anche perché ero vestito diverso, è ancora più aperto di prima, e anche più smantellato di prima. Andiamo a vedere l'altra parte. Ed ecco che vi stiamo portando a vedere un po' la panoramica di questo palazzo dove siamo entrati ed entreremo. Questo è un altro degli ingressi che porta ai piani, si passa direttamente di qui, guardate che comodità. Ops, e si è dentro. Qui c'è la ditta Menninger, fai vedere cosa c'è dall'altra parte. E come sempre diciamo io, Paolo e tutti gli amici di City Report che mi seguono, fanno parte della troupe e dello staff da anni. Linee ferroviarie abbandonate, uffici pubblici, beni comunali, regionali, provinciali abbandonati, e questo è il finale, che si occupano, si devastano, si distruggono finché poi non arriva magari il privato a farci la speculazione, cementificazione, eccetera. Vabbè, andiamo. City Report con le immagini di Paolo Rusconi, Hermes, Fernando Barone Protetto, vi portiamo a vedere quel palazzo che è totalmente inutilizzato e che rischia di essere occupato, distrutto, eccetera. Zona Cenisio, via Messina, dietro Villa Simonetta, Municipio 8, Milano, Regione Lombardia. Andiamo. Siamo qui a fare un sopralluogo di questa proprietà, siamo a San Rocco, dietro Villa Simonetta. Abbiamo visto diversi segni di bivacchi, eccetera. Tu che abiti da queste parti, cosa mi puoi dire? Sì, la notte verso le 9, 9 e mezza c'è l'entrata aperta, c'è solo un lucchetto centrale che è facilmente apribile in laterale, entra diversa gente, io vedo entrare un travestito. La zona non manca di travestiti. La zona non manca di travestiti già di per sé. Poi entra uno la notte, io lo vedo sempre portando fuori il cane la mattina presto, riuscire a richiudersi il suo cancello
e lo vedo spesso passare, tutte le mattine insomma. Hai visto fuochi, luci accese, qualcosa del genere? Sì, parecchie volte li ho visti. E la domanda fatale che ti devo fare in controtendenza, hai avvisato qualcuno di questa situazione? Sì, noi facciamo segnalazione, abbiamo fatto spesso segnalazione con mail alla polizia. Polizia locale, polizia o locale, di Stato? Polizia locale, sì, però senza avere grosse risposte. Va bene, è una situazione che comunque è conclamata, avete visto queste settimane cosa abbiamo trovato a San Siro, mitragliette, sparatorie, eccetera. Vogliamo inquinare, devastare un'altra zona? Andiamo a vedere che succede, va? Qua è più pericoloso però. Ecco, dopo l'intervista che avete appena visto di alcune persone che abitano qua vicino, sempre con Fernando Barone, troviamo un'altra porta aperta, giustamente per entrare nel palazzo, sono state levate delle grate, quindi anche molto pericoloso. E adesso vi facciamo vedere invece, insieme a Fernando ed Hermes, l'ingresso, diciamo, secondario, perché quello principale l'hanno bloccato. Facciamo vedere il prossimo ingresso. Guarda qua, ma sta roba qui mica la trovi se non c'è nessuno. E in questa proprietà abbandonata troviamo anche una bicicletta elettrica abbandonata qui. Appoggiamo il muro. So chiamiamo i vigili del fuoco, scendiamo con la pastale. Così è molto più sicura, scendo di qua e tu me la tieni. Così poi ci dicono che non scendiamo, dai. Attacca al muro. Sì. Dai, vai, che un infortunio sul lavoro ci sta, dai. Tanto fa che sì, direi pur... Siamo assicurati, no? Come... Certo, siamo assicurati, fino a 14 ore al giorno. Cioè, ma io veramente... Ma tu ci vedi che figure che facciamo in giro? Cioè, io non lo so. Tutto tranquillo, vai che l'entrata è regolare. Sì, sì. Cioè, comunque tiene? No, tiene, la okay. Scala. Ecco, apri la porta, guarda un attimino se ci dovrebbe essere una scala che sale su. Guarda se c'è la scala che sale su. Questo è un locale caldaie. Ci qua, siamo riusciti a scendere con un po' di impegno. Qua sotto nel locale caldaie, vediamo che anche qua è pieno di immondizia di ogni tipo. La porta è mezza bloccata. E di qua ci dovrebbe essere un altro ingresso. Qua tutte ante, porte, finestre ti bloccano il passaggio. Ed ecco qua mattoni, e qui hanno portato giù tubature, altre porte, finestre, ante, delle docce, secchi, piastrelle e ogni tipo di scarto. Qua è stato creato un buco per calarsi o per nascondere oggetti, dobbiamo ancora capire che cosa. Infatti si vede che giù c'è di tutto. Scarpe, borselli, immagino vuoto, sì. Vedi che c'è un tubo che esce fuori da una finestra? Quello è un riscaldamento. Tu lo vedi?
Sì, sì, lo vedo, lo vedo. No, lui lo vede meglio perché zoom, eh. E quindi vuol dire che ci avranno dentro tipo il bidone o qualcosa del genere. Eccoci. Siamo in uscita. Due parole di accompagnamento a tutta sta situazione, eh? I futuri problemi di Milano derivano da palazzi abbandonati così grandi. Ne abbiamo visti già altre settimane, stavolta ancora di più. Oggi abbiamo con noi Fernando. Sì. Fernando fa parte, sapete, di Protetto, eccetera. Fernando, che ci vuoi dire di sta situazione? Cosa ti devo dire? Cioè, a me piange il cuore vedere un bel palazzo, ancora tenuto bene. Il problema è che passa ancora del tempo qua. Sarà un disastro da buttare via, per cui si potrebbe quantomeno riassettare e donare ai senza tetto. Io la vedo così. Ecco, il palazzo è il Palazzo Hotel dei Ferrovieri, siamo dietro Villa Simonetta, un saluto a tutti, andiamo. Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e... E l'ultimo, chiuda la porta! City Report!